Droni. Ne abbiamo sentito parlare in queste settimane per l'accordo dell'Italia con gli Stati Uniti per le operazioni militari in Libia. Ma non servono solo per operazioni militari, anzi li vediamo sulle bancarelle di alcune fiere dei nostri paesi e delle nostre città. Hanno degli importanti impieghi in termini civili e anche dal punto di vista della polizia locale. Andiamo a conoscere a che cosa possono servire. Ed eccoci in compagnia di Francesco D'Alessandro a parlare di questo nuovo sistema per dare servizi di livello a costi bassi e soprattutto con una qualità che sarebbe impossibile ottenere con i normali mezzi di ripresa sia da strada che dall'alto. Siamo una società di servizi, ci occupiamo soprattutto di progettazione, sviluppo, ricerca e sviluppo nell'ambito dei servizi innovativi e tecnologici, rivolti in particolar modo al mondo dell'edilizia e al mondo delle applicazioni militari e servizi di polizia giudiziaria. Diciamo che questo che ho in mano è un esempio di applicazione delle tecnologie, soprattutto nell'ambito dell'edilizia, ma anche per il monitoraggio di obiettivi fissi e mobili in ambito di polizia. È un drone, uno DJI Phantom 3, che viene utilizzato per piccole operazioni, soprattutto con delle caratteristiche particolari che poi andremo a vedere. E noi ci occupiamo soprattutto di fornire il service al cliente finale, dando praticamente al cliente finale un prodotto finito. Quindi non facciamo esclusivamente la ripresa, per cui finito, ecco, il drone a terra, noi prendiamo la schedina, la diamo al cliente, ma in realtà facciamo una post-produzione anche molto molto articolata attraverso una nostra rete di professionisti, per cui diamo il servizio finito, diamo il prodotto finito, che può consistere in un'elaborazione fotogrammetrica, può consistere in misurazioni, rilevazioni e di ampio spettro e soprattutto di alto livello. Andiamo a ricordare quelli che potrebbero essere dei servizi. Certo, in realtà le applicazioni sono tantissime. Come dico sempre io, in realtà il drone è un simpatico oggetto volante, un robot volante più o meno performante, più o meno carino, eccetera. Quello che fa la differenza è il tipo di sensoristica che viene poi adottata e il tipo di post-produzione che poi viene praticamente realizzato. Noi è un drone, con un drone cerchiamo soprattutto di offrire un servizio completo a quelli che possono essere i comuni, gli enti pubblici e comunque la polizia, per rilevare una serie di dati anche molto importanti che poi vengono inseriti in un sistema e vengono trattati successivamente. Per esempio, quando siamo in volo possiamo sicuramente fare delle riprese aerofotogrammetriche, possiamo fare dei rilievi sul suolo, sul territorio, sulle costruzioni, capire anche se ci sono o meno delle differenze rispetto a delle costruzioni magari abusive. Per quanto riguarda i servizi di polizia, si possono sicuramente rilevare i numeri di targa, monitorare degli obiettivi fissi e mobili, compiere una serie di operazioni, ma già che siamo in volo, noi in contemporanea possiamo anche riuscire a monitorare il livello e la qualità dell'aria, quindi eventualmente l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento acustico. Possiamo rilevare con una serie di sensori una serie di dati veramente importanti, che poi possono essere utilizzati da chi è esperto per trarne le dovute conclusioni. Attraverso i nostri operatori certificati, perché ricordiamo che per utilizzare i droni e per fare una serie di operazioni è necessario avere un patentino SAP, preso attraverso un corso di formazione che viene fatto da enti certificati ENAC, e noi possiamo offrire poi una serie di servizi. I servizi possono essere quelli del controllo, per esempio, degli alvei dei fiumi, un servizio del controllo del traffico, un servizio di controllo, per esempio, antibracconaggio, il controllo delle coste, nell'ambito edile anche per il trasporto dei materiali, per il controllo della sicurezza, e anche per quanto riguarda le piste sciistiche, controllo per esempio valanghe, controllo della tenuta della neve. È possibile anche, per esempio, fare degli interventi per ricerca persone e attraverso l'utilizzo delle termocamere anche controllare proprio la presenza di persone al di sotto di detriti, al di sotto di valanghe di neve.